E alcuni giorni fa la protesta nel centro di Lampedusa di un gruppo di migranti partiti dal Corno d'Africa protestavano, ricordate, perché per la legge sul diritto d'asilo erano obbligati a restare in Italia dopo l'identificazione, mentre il loro obiettivo è quello di non restare nel nostro paese, proseguire il viaggio. Noi sentiamo questa intervista del nostro inviato Matteo Parlato a due giovani eritrei. So, where are you from? I come from Eritrea. You come from Eritrea. How much you pay to came here? Okay. $600, $6,000. Camminando per Lampedusa incontriamo dei giovani eritrei. Raccontano di aver pagato $6,000 per il loro viaggio fin qui. How happened you are here and not in the center? Che ci fate fuori dal centro? Chiediamo. Non vogliamo che ci prendano le impronte digitali, rispondono. Questa dell'identificazione è una vecchia questione. Siccome la legge prevede che si può chiedere asilo solo nel paese in cui si arriva e siccome gli eritrei in Italia non ci vogliono restare, fanno di tutto per non farsi identificare. E giorni fa qui c'è stata una piccola manifestazione proprio per questo. Il giovane migrante spiega che deve restituire i soldi con cui si è pagato il viaggio e che deve lavorare. Alla domanda, ma perché non vuoi rimanere in Italia? Risponde, perché in Italia non c'è lavoro.